in collaborazione con Amici sportivi, ben ritrovati in zona mista, settimana di preparazione alla grande partita, quella che attende la Salernitana, che sabato affronterà presumibilmente a Lanciano, ma non è il caso di sbilanciarsi più di tanto, la gara d'andata dei play-out. Due partite per chiudere in maniera positiva una stagione altrimenti da cestinare e dimenticare in fretta. Due partite, 180 minuti per trattenere con tutte le forze rimaste Salerno e la Salernitana in Serie B. Due partite per poi chiudere definitivamente quella che è stata una stagione che certamente non passerà agli archivi, non sarà ricordata a lungo per la bellezza e per la passionalità, insomma, di una squadra che non ha mai fino in fondo incantato. Due partite, poi bisognerà ripartire da zero, perché è giusto che si riparta da zero dopo questa stagione. Ma intanto bisogna, in queste due partite, conquistare il diritto a partecipare al prossimo campionato di Serie B. Come? Battendo il Lanciano o il Livorno, magari insomma anche in maniera netta e convincente, così da regalare insomma un sussulto d'orgoglio ad una tifoseria insomma il cui orgoglio, la cui passionalità è stata troppe volte calpestata nel corso di questa stagione. Parleremo di questi argomenti con i nostri ospiti in studio, già ampiamente presentati nel corso della giornata attraverso il nostro sito tvogisalerno.it, vale a dire Guglielmo Accardi e il collega Dario Cioffi del quotidiano Metropolis, dall'altra parte miei fedelissimi compagni di viaggio presenti a prescindere, Eugenio Marotta e Massimo Ghisi. Perché sogghigni Marotta quando ho sottolineato che probabilmente non conosce la parola a prescindere, a prescindere. Vabbè. Ma non lo dire a tutti quanti, Massimo, ma non lo dire a tutti, perché altrimenti allora, insomma, ci sarà il modo e tempo per le gag. Ora parliamo di cose serie, parliamo di questo doppio impegno. Dario, che insomma è una persona seria, che potrebbe anche trovarsi in qualche modo a disagio in questo contesto. Guglielmo è abituato a, insomma, all'atmosfera di zona mista. Ma la cosa bella è che poi domani l'editore, cioè, ci marcia su questa cosa e lui lo carica ancora di più, e quindi ha fatto di tutto per fare questo siparietto. Cioè, avete fatto 42 più qualche altra puntata a campionato fermo, cioè sarete qui da 50 puntate, sono 9 mesi, tra un po' mi nasce anche il bambino, probabilmente ormai avete perso il controllo, vi capisco. Faremo la concorrenza agli europei. Siete arrivati stanchi, poi a Bodi ha anche rinviato i play-out, quindi ha allungato anche la vostra agonia, felicissima agonia. Ecco, la decisione di aver posticipato i play-out, andando sul tema nello specifico, può aver agevolato, oltre a noi, insomma, averci regalato qualche trasmissione in più, ma questo insomma non è un problema. Dico, può aver agevolato la Salernitana che insomma ha chiuso un po' in affanno, Dario? Ma in teoria sì, perché di tempo ce n'è stato tanto, quantomeno per tirare il fiato, visto e considerato che l'ultima gara contro il Como la Salernitana l'ha vinta veramente con il fiatone, veramente restando in campo con quel che restava di Colombo e di calciatori che a un certo punto sembravano veramente essere in grandissimo affanno fisicamente, forse anche mentalmente. La speranza è ovviamente che questo tempo possa essere stato alleato di Menichini, anche se dalle ultimissime notizie che giungono dal campo lo scenario è più o meno sempre lo stesso, no? Tantissimi infortunati, anzi probabilmente con la fuga per la vittoria o per la nazionale di Economidis si sta anche peggio rispetto a quando si pensava di stare già abbastanza male. Sicuramente dal punto di vista psicologico la Salernitana troverà un avversario, qualunque sia, feroce, perché fosse il Lanciano giocherebbe ovviamente con... Feroce?
Beh, sicuramente preparato, perché io sono convinto che siano convinti, e perdonerete la ripetizione, tanto a Lanciano quanto a Livorno, di avere diritto e certezza di giocarlo questo spareggio. I messaggi che arrivano, ovviamente tutti interpretabili, perché poi qui a sbilanciarsi si rischia di fare figuracce enormi, visto l'imprevedibilità di quello che sin qui è accaduto. Insomma, gli indizi dicono che il Livorno è tutt'altro che fuori, e che non è assolutamente escluso che in questa sentenza di mercoledì pomeriggio possa arrivare una sorpresa. Quindi il Livorno, per una ragione, morto sportivamente e praticamente risuscitato da una eventuale sentenza a lui favorevole. Il Lanciano, perché ormai gioca contro tutti. Livorno era spacciato, poi ha avuto la maggior ragione. È di precipitare. Sarà una bruttissima bestia da affrontare per la Salernitana, comunque sia. Però, insomma, se parliamo di motivazioni, ci davi l'orgoglio, ci davi quello che è stato il percorso della Salernitana in questo campionato, è chiaro. Domanda che... semplice, banale, scontata, ma quanto mai di attualità. Massimo, tu hai già acquistato il biglietto? Per dove? Per Lanciano, ovviamente, Marcello, ma del resto noi dobbiamo basarci sull'ufficialità. In questo momento i play-out sono Lanciano-Salernitana. Tutto ciò che verrà in un secondo tempo, e in questo momento non c'è nulla di ufficiale. Cioè, l'unica certezza in questo momento è che è Lanciano-Salernitana la partita di sabato. Ovviamente, Marcello, capirai che se il giorno 1 stravolgono tutto, ci sarà un disagio enorme per quanto riguarda i tifosi, sia per farsi rimborsare il biglietto, sia per fare di nuovo il biglietto per Livorno. Non so se poi a questo punto chi aveva il biglietto per Lanciano sarà privilegiato rispetto a chi era. Quanti biglietti manderà Livorno rispetto a Lanciano, se sono in più o paradossalmente fossero anche in meno. Certo. Un esempio assurdo, fossero addirittura in meno. Andare a Lanciano è una trasferta, andare a Livorno è un'altra. Sono talmente tante complicate che io penso che ci voleva veramente un presidente di Lega abbastanza bravo, capace per poter organizzare una cosa del genere. Fermo restando, per carità, che devono essere salvaguardati i diritti di tutti, quindi su questo non ci piove. Cioè, se il Lanciano ha dei diritti, se il Livorno ha dei diritti, devono essere rispettati così come sono quelli del Lanciano. Ovviamente dobbiamo considerare che Lanciano deve avere 3 punti di penalizzazione, perché con i due non viene estromesso lo stesso. Quindi, insomma, la situazione non la vedo molto 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 vediamo chiara. Vediamo un po', Guglielmo, tu che pensi? Sarà Lanciano o Livorno l'avversario della Salernitana? Proprio sulla scommessa, insomma. Io credo che sarà Lanciano, perché l'ipotesi dei soli 2 punti in meno è più plausibile. Diciamo così, è plausibile, e salva un po' tutto. Nel senso che quindi anche una sentenza di carattere politico sotto questo aspetto, sì, una decisione. Oddio, salva tutto a Livorno. No, salva tutto nel senso che si penalizza il Lanciano per quello che è effettivamente poi la responsabilità del mancato pagamento degli emolumenti. E nello stesso tempo non si sconvolge tutta una programmazione di un play-out che già è partita. Insomma, anche perché fondamentalmente il Livorno, rigore a parte, ha avuto il match point, non l'ha sfruttato, e questa credo sia poi alla fine la colpa più grave. Ha collaborato molto al pasticcio della giustizia sportiva. Sì, però Dario, tu però mettimi un attimino anche nei panni del Livorno, che ha visto certificato dalla giustizia sportiva che il rigore di Ferrari era una simulazione, ha tutti i diritti in servizio dalle parti. Si può vincere 2-1, a 3-1, 4-1. Si può anche sempre vincere, cioè il rigore è vero, ha accorciato le distanze, ma poi il Livorno ci ha messo del suo. No, però sai che, Marcello, quando noi diciamo era un rigore netto, un portiere. Sono stati costretti a mettere il secondo portiere, che ha fatto una cartellata sul secondo gol. Insomma, non è che stai 2-0, 2-1, sono partite della vita, quello lì è più di un play out. E quindi che pensi? Penso che mi auguro con molta franchezza che sia Lanciano, perché da un punto di vista psicologico è inutile girarci intorno e non facciamo tante filosofie. Qui tutti quanti siamo certi o quasi. Penso anche e soprattutto la Salernitana, che sia Lanciano l'avversario. Ma perché è più abbordabile Lanciano? Perché stando a quella che si respira da radio spogliatoio è più abbordabile, perché ha 3 giocatori fuori, perché il blasone della piazza è diverso, perché si pensa... Perché un conto è giocare a Lanciano, un conto è giocare a Livorno. E io temo il contraccolpo psicologico
per la Salernitana, perché la Salernitana ha un vantaggio e uno svantaggio. La Salernitana delle tre è quella che è certa di farlo il playout, e questo è teoricamente si è preparata, si è preparata per il playout, però si è preparata, secondo me si è concentrata molto sul Lanciano, molto sul Lanciano. Dovesse arrivare il ribaltone e arrivare Livorno, oltre tutto quello che ne consegue da un punto di vista, a proposito di rispondo a Massimo, di organizzazione. Di organizzazione sarebbe l'ennesima butade, l'ennesimo casotto totale, però per quanto riguarda il numero dei biglietti saranno sicuramente di più, perché vige il principio di reciprocità per le gare interne ed esterne del campionato di B, e vale anche per quanto riguarda la post season. Quindi nella migliore delle ipotesi lo stadio di Livorno, il picchi di Livorno è nettamente superiore, certo, a quello di Lanciano, e deve garantire quantomeno aumenteranno perché è anche una questione di... Quindi non c'è tanto problema di prelazione, anche perché faccio fatica a immaginare una prelazione tra due società che poi, attenzione, comunque andrà a finire dopodomani, ci saranno degli strascichi, ci sarà un prosieguo e quant'altro, quindi tra le due società certo non correrà buon sangue, faccio fatica a immaginare una sinergia tra le due società. Il Lanciano ovviamente restituirà i soldi, compreso il diritto di prelazione, non dovesse andare in porto la cosa, e poi per fortuna non parliamo di cifre esorbitanti, insomma si anticiperanno i soldi, perché c'è anche un problema proprio materiale, signori, mercoledì, sabato, esatto, mercoledì sera, attenzione che 14:30 è fissata la giovedì l'udienza. È festa, giovedì è festa. Quindi è venerdì e sabato festa della Repubblica. Allora facciamo un po' il punto, allora nemmeno venerdì e sabato, ma c'è solo venerdì a questo punto, tenete in calcio, sì, perché sabato era, vabbè, però giovedì è festa, credo che però insomma si possa anche derogare dalle festività per... No, io penso che Massimo si riferisse alle tabaccherie. Dove le compri? Per la giusto, no, io pensavo per lunedì mattina non lavorava nessuno a Salerno, tutti quanti a fare il biglietto, la gente di Salerno quando c'è la partita ti... Okay. Sembra gli orologi. Facciamo una cosa una volta, perché poi veramente il rischio che corriamo, sapete qual è? Che più pensiamo alle implicazioni, più ci rendiamo conto che la montagna da scalare è altissima, casomai dovesse arrivare il ribaltone. Allora fissiamo la situazione, vediamo questo servizio, facciamo un po' il punto generale della situazione a pochi giorni, ormai a poche ore, da questo atteso confronto, da questa attesa gara d'andata dei playoff. Tutto in 10 giorni, da oggi all'8 giugno la Salernitana dovrà immergersi anima e corpo nella missione playout. C'è da portare a casa un risultato che è minimo ma al tempo stesso ha un valore enorme, perché conservare la categoria è il punto di partenza per qualsivoglia discorso futuro. Da oggi la squadra granata penserà alla gara d'andata, allo scoglio, almeno sulla carta più difficile da superare, anche alla luce dei problemi di organico che assillano Menichini. Non sta molto meglio il Lanciano, è vero, ma la Salernitana ha l'aggravante di una condizione fisica e di una propensione agli infortuni assolutamente unici nel panorama nazionale, che a bocce ferme meriteranno un'ampia riflessione e un'attenta valutazione affinché in futuro tutto ciò non si ripeta. In granata qualcuno è arrivato già infortunato, qualche altro si è rivelato particolarmente dedicato a dispetto della giovane età e della stazza fisica, qualche altro ha pagato dazio alla lunga inattività o alla carta d'identità. Insomma, la Salernitana non si è fatta mancare nulla, sbagliando tutto quello che si potesse sbagliare ed anche di più, ma ora non può sbagliare le due partite più importanti della stagione. Anima e corpo, testa e cuore, che c'è da fare appello a tutto, alle risorse mentali e fisiche, ma soprattutto all'orgoglio e alla voglia di salvare la stagione. Menichini non avrà abbondanza di scelte, ma dovrà essere bravo ad arrangiarsi. A Lanciano, salvo disposizioni contrarie che dovessero arrivare mercoledì dal fronte della giustizia sportiva, sabato sera andrà in scena il primo atto dello spareggio salvezza, ed alla Salernitana si chiede di essere pronta e determinata. Il resto, mai come stavolta, davvero non conterà, almeno fino alla sera dell'8 giugno. Poi ci addentreremo nel discorso meramente tecnico, le scelte, le defezioni, tutto, diciamo così, in linea con una stagione balorda, insomma. Però vorrei ancora restare sul clima, no? Sulle motivazioni, sull'ambiente, su questa incertezza, Guglielmo. È comunque, al netto di tutto, insomma, una situazione paradossale e ancora più difficile. Già di per sé il play-out, sfida da dentro fuori, è una gara che sfugge a qualsiasi regola. In queste condizioni, con l'incertezza sull'avversario, lo è ancora di più.
Sicuramente sì, anche se io credo che in questo preciso momento era importante anche per la Salernitana riuscire ad avere qualche giorno in più per recuperare un poco di giocatori con qualche problema. Certo. Quindi se da un lato dal punto di vista nervoso più si protrae questa attesa. I problemi che la Salernitana ha risolto in maniera brillante, cioè sono andati a casa. Cioè. Però io credo che, no, non senza parlare di Ceccarelli e Bartolo, però per quanto riguarda almeno Moro, per quanto riguarda almeno... Ocer era un giocatore insomma che era fondamentale recuperare e se è servito qualche giorno in più credo che tanto meglio. Poi dal punto di vista emotivo, nervoso, è chiaro che sono ore queste qua spasmodiche, nel senso che è un'attesa, è uno stillicidio da questo punto di vista. Però d'altronde diversamente non si poteva fare perché c'è stata questa coda con tutti questi... come Menichini avresti preferito giocarlo subito il play-out? Cioè 7 giorni dopo la sfida con il Como? Ma non neanche tanto presto, perché poi insomma i tempi per recuperare da una gara precedente, quelli sono... c'è anche l'abitudine insomma a quel lasso di tempo. Ripeto, un giorno in più secondo me ha fatto solo il gioco della Salernitana in questo momento. Quindi dici, non è stato un vantaggio questo? Assolutamente no. Secondo te Dario? Secondo me il vantaggio c'è stato, il problema è che tu lo dicevi sorridendo, però la realtà dei fatti è stata quella. Io nel vedere il campionato della Salernitana e nel vedere insomma le poche note diete, immaginavo un giocatore che mi è piaciuto tanto quest'anno, Bagadur, che è bravo, che è giovane, che è forte, si è fatto male, peccato, c'è tempo, si recupera per il play-out, per la partita più importante. Bagadur se n'è andato a casa. Adesso insomma lo stesso Ceccarelli con Colombo che non sta bene. Insomma batte ritirata, quindi nel senso pratico della parola della situazione, ecco, questo tempo in più che la Salernitana aveva su questi abbandoni mi soffermerei in maniera precisa tra pochissimo, perché abbiamo preparato un servizio dove fotografiamo un po' la situazione. Certo, siamo in un equivoco da cui è difficile uscire. Io non so se è meglio o peggio adesso per la Salernitana, perché rischieremo anche di contraddire quanto detto pochi minuti fa, che la Salernitana sia nella situazione ottimale per partire favorita. Adesso se parliamo di calcio, parliamone fino in fondo. La Salernitana è quintultima, ha il vantaggio del fattore campo della partita di ritorno, ha il vantaggio del miglior piazzamento, può giocare paradossalmente su due pareggi, ne ha fatti una caterva in questa seconda parte di stagione, via un doppio 0-0, amen, la Salernitana sarebbe salva. Gioca contro avversari che comunque per una ragione o per un'altra, il Lanciano pluri rimaneggiato, visto e considerato che gli mancano i giocatori probabilmente più forti. Il Livorno giocherebbe senza portiere, il Livorno sul campo è squadra che ha fatto meno punti della Salernitana in regular season. Quindi insomma che la Salernitana debba andare lì a fare il suo dovere, qui non ci piove. Poi insomma nell'analisi introspettiva la Salernitana di quest'anno sfugge ad ogni logica e sfugge anche a un'analisi serena fatta così a bocce ferme. Ecco, si riesce a fare un ragionamento logico e razionale in considerazione di questa stagione, Massimo? 2 pareggi fondamentalmente, la Salernitana ha pareggiato così tante partite, credo che sia in assoluto una delle squadre che ha pareggiato più partite del campionato, non so se ha sì, mi credo. Sembra di sì, sicuramente della parte destra del campionato sì, la squadra che, partita, ha più, sì. che ha più pareggiato, anche la squadra che ha meno vinto però, non dimentichiamoci questo. Marcello, la mia paura è proprio questa, che Menichini vada a giocare per il pareggio. E tu lo sai che spesso quando giochi con il pareggio poi le cose non vanno per il verso giusto. Certo, una coerenza la si è dimostrata, l'unica coerenza che si è dimostrata in questo campionato è che non va bene niente con giocatori che bisogna chiederci. Bagadur si infortuna, perché se ne va? Perché non si fida di farsi curare a Salerno come non si sono fidati tutti quanti gli altri. Ma il potere di questa società dov'è, Marcello? Cioè Economidis Siviglia se ne va, Bagadur se ne va, Ceccarelli se ne va, perché? Perché non ci sta nessun interlocutore che ti dice un attimo dove vai, che fai, dove sei. Cioè proprio l'unica coerenza di questa società è l'incoerenza, il far andare tutto all'acqua di rose. Cioè il problema è questo. Il vantaggio di qualche giorno in più c'è stato, perché effettivamente c'era qualche giocatore infortunato che cerchi di recuperare, e diceva giustamente Guglielmo, più che il Colombo, Ceccarelli, sono i vari Moro e Ogier che sono più importanti a centrocampo. Il problema, Marcello, è che se tu questi calciatori se ne vanno e non hai il potere di fermarli, ma poi dobbiamo tornare sempre nel solito discorso, e questa situazione medica, ma io ho visto una cosa, Marcello, facci caso, tutti i calciatori che sono andati via a gennaio non se ne è infortunato nessuno.
i calciatori della Sedana che sono andati via a gennaio, non se ne è fortunato nessuno. Quelli che giocavano l'anno scorso a Salerno, che hanno giocato nei vari campionati Serie C, sono stati tutti quanti in ottima salute. Cioè qua o ci sta una maledizione, o ci sta una disgrazia, o ci sta una poca professionalità o una poca preparazione nel gestire le situazioni sanitarie della Salernitana. Questo è poco ma sicuro, perché altrimenti non è possibile. Non cioè, si perché spiega. Sai cos'è, Massimo, perdonami se interrompo. Al di là degli aspetti medici di cui purtroppo non ho nessuna competenza, la cosa che mi fa un po' di tristezza da sportivo è che insomma questo sfidarsi uno per volta, questo addirittura abbandonare, Baradur sta male quindi si va a curare altrove, come se qui fosse il Vietnam e non ci fossero strutture adeguate per curarsi, la cosa che mi fa tristezza è che siamo in una fase del campionato in cui la squadra, il calcio è uno sport di squadra, no direttore? Certo. In cui la compattezza del gruppo dovrebbe essere tutto, in cui il vivere lo spogliatoio in un momento cruciale come questo diventerebbe fondamentale, in cui si dice non sono solo leggende, che ci sono i capitani fuori dal campo, le persone che possono rappresentare il valore aggiunto anche non giocando, si gioca in 11 ma il gruppo è fatto da 22, tutti i concetti che qui vanno a farsi benedire, perché io sono male, perché non ci sta il manico, io ho la nazionale e vado via, tra le altre cose facendo anche, poi magari ne parliamo del caso Economidis, facendo anche arrabbiare Lotito che sui calciatori della Lazio ha sempre una particolare attenzione. Insomma, questo è un sinonimo veramente di un gruppo che purtroppo, sottolineo il purtroppo, non c'è stato. Ecco, perché se guardiamo in maniera attenta, capillare a queste vicende, insomma, chi esce con le ossa rotte da questa storia non è soltanto la squadra che perde delle unità lavorative, però diciamo, se non al meglio della condizione, tutto sommato, avrebbero fatto coreografia, non certamente sostanza, ma è il management, è la società. Cioè, cioè chi non ti dice in un attimo, tu non vai da nessuna parte. Io onestamente, onestamente è la prima volta che mi capita di raccontare una situazione del genere, che alla vigilia di un appuntamento così importante, no? Penso che sia importante per tutti, penso che sia importante per la tifoseria, per la città, per la squadra, ma anche per la società che rischia, no? Un'eventuale recessione, assistere a questa fuga, a questo abbandono, mi sembra, ecco, dal punto di vista dell'immagine, insomma, non proprio il massimo, no? Qui tendere, o sbaglio? Ecco, no, tu sei hai centrato perfettamente il tema. Noi, poi probabilmente non avrebbero potuto giocare, ok. No, ma con Eugenio questo in settimana commentavamo che la rosa della Serenità non è una rosa di per sé più scarsa di altri che invece hanno fatto un campionato soddisfacente. Il problema, che la costante insomma che è stato durante tutto il campionato, c'è stato questo modo di gestire insomma la squadra, la rosa, i momenti in maniera molto discutibile, molto superficiale, e questa situazione dei giocatori che vanno via alla vigilia di un doppio scontro play-out è proprio veramente il costo di trattenerci. Tu resti qui, sì, ti ma perché curi, questo è il centro, ma assolutamente, se non puoi aiutare a curare ti stai a casa, perché la vita, come diceva Dario, la vita della squadra, la vita del gruppo, la vita dello spogliatoio, quella va avanti indipendentemente dalle squalifiche, dagli infortuni. Io penso che un calciatore debba sognarsela una partita del genere per tutta la vita, ma, dai, ma io posso anche capire che se c'è un infortunio serio non puoi recuperare, sono d'accordo, Massimo, però qua viene fuori in maniera eclatante il fatto che non ci sia mai stata probabilmente all'interno della squadra uno spirito di corpo, un'identità, voglio dire, anche ecco, attaccamento a quello che è la sorte della allora Bagadur e Ceccarelli, carico Marotta, lo vedo che sta caricando, quindi io ti invito un attimo a pazientare, a trattenere il fiato, perché il caso Oikonomidis è chiaramente l'esempio più che poi scusi Marcello, facciamo un inciso, cioè non è che Bagadur e Ceccarelli se ne sono andati. Cioè, perché il giocatore non è che se ne va. Il giocatore è la società che li ha messi nel ha avuto il consenso, è normale. Questo sia ben chiaro. Ma su questo non ho che il giocatore può andare via, se ne prende tutte le conseguenze, anche dal punto di vista delle sanzioni. Probabile pure che siano partenze liberatorie, no? Perché questi due giocatori creavano problemi. Che non ci sia una responsabilità unilaterale, io credo che sia. Però dico, quantomeno rispetto a un fatto così clamoroso, una comunicazione della società rispetto all'accaduto sarebbe stata il minimo, in un momento per noi decisivo. Non so se
è altrettanto decisivo per i professionisti che sono in questo momento alle dipendenze del club. Intanto abbiamo detto di Bagadura e Ceccarelli, giocatori infortunati, non si sa in che modo, con che entità, con che gravità, fatto sta che insomma hanno lasciato Salerno. Poi c'è il caso Economidis, che è un caso clamoroso, no? Di un ragazzino di 20 anni che è convocato per due gare amichevoli dalla sua nazionale australiana, insomma interpellato, in qualche modo anche pressato, affinché possa riaggregarsi al gruppo in vista della partita del doppio confronto play-out, dice no grazie, preferisco giocare con l'Australia queste gare amichevoli perché si gioca in Grecia, la terra dei miei avi, e quindi preferisco giocare. Fatto clamorosissimo, credo insomma lo Tito terrà in considerazione quando il giocatore rientrerà a Formello, visto che è di proprietà dell'Asia. Intanto vediamo questo servizio e poi ascoltiamo le ultimissime sul caso Economidis da Eugenio Manotto. Le ragioni del cuore da una parte, una sorta di obbligo morale dall'altra. Sul piatto della bilancia Christopher Economidis ha messo tutto ed alla fine ha scelto di seguire il cuore. Il canguro di proprietà della Lazio, società che ha creduto in lui e ha dato la possibilità di debuttare in prima squadra, giocando anche nelle competizioni europee, non aiuterà la Salernitana a conquistare la salvezza nella doppia sfida con Lanciano. A meno di sorpresa, infatti, giocherà le due amichevoli che i Socceroos disputeranno il 4 e il 7 giugno in patria contro la Grecia, la terra d'origine della famiglia di Economidis. In un altro momento della stagione la decisione del giovane attaccante australiano sarebbe stata lecita e comprensibile, ma vista l'importanza della posta in palio, ora con ora appare una sorta di tradimento morale nei confronti di Lotito, che ha sempre mostrato stima e fiducia nei suoi confronti e della Salernitana. Non è però solo colpa di Economidis, forse né a Roma né a Salerno c'è stato qualcuno in grado di fargli comprendere l'importanza della doppia sfida con Lanciano. Quello che appare uno sgarbo e che, volendo un po' estremizzare, abbiamo definito tradimento, è in realtà uno spaccato fedele di ciò che accade in casa Granata, dove manca un punto di riferimento, una figura carismatica che sia riconosciuta da proprietà e calciatori come collante, ma è anche il segno del distacco che c'è tra la squadra e la proprietà, e non solo per ragioni geografiche. La vicenda Economidis è solo l'ultima della serie. Ceccarelli, Bagadur, Schiavi sono esempi recentissimi e meriterebbero ulteriori approfondimenti. Ora però non conta come e con chi, ma solo il risultato finale, e gli assenti avranno torto, mai come questa volta. Allora, qualche messaggio dal web prima di ascoltare da Eugenio Marotta le ultimissime sul caso Economidis. Un telespettatore che in maniera abbastanza goliardica si firma Zlatan Ibrahimovic dice: meno male che non ci sarà o Economidis, che tranne che nelle partite contro Brescia-Ascoli si è rivelato essere un giocatore mediocre. Per me era meglio Milinkovic, che almeno rischiava qualcosa in più essendo un dribblomane. Poi solita contestazione, solita anche scelta, meglio Livorno, meglio Lanciano, poi avremo modo di parlarne. Poi ancora Barry dice: Economidis, secondo me in caso di Serie C è meglio che resti in Australia, a Salerno non vogliamo vederlo più, il pericolo non si pone perché il giocatore non è neanche di proprietà della Salernitana, è il problema tutto di Lotito e della Lazio. Marotta, allora. Ma innanzitutto proviamo a evadere alcuni messaggi che arrivano alla nostra, sul nostro serpentone, anche da casa. Economidis, Ceccarelli, Bagadur, tutti i giocatori si affannano, risparmiamoci. Schiavi non è andato via, continua ad allenarsi, però. Sì, sì, questa è un'altra, un'altra problematica. Partiamo dai prestiti. Almeno lui non è andato via. Perché non è un prestito, che è un triennale. Ed è un prodotto, un giocatore che viene pagato in maniera forte dalla Salernitana. Allora, i prestiti, molti si affannano, andate via, vattene, non torneranno più. Altro discorso è Lotito, che francamente deve comprarsi un traduttore, secondo me, perché con gli stranieri a Salerno sta avendo una difficoltà enorme. Tutti sono stati dei flop a Salerno. Questa vicenda Economidis, sul piano formale ci sono delle chiarificazioni da fare, Marcello. Il giocatore è blindato perché c'è una finestra FIFA che consente, certo, dal 30 al 7 di giugno di avere. Sul piano formale il discorso non fa la piega. Il problema dove nasce?
che la due giorni di amichevoli in Australia, non in Grecia, contro la Grecia, sua madre patria, rispettivamente a Sydney e Melbourne, c'era quando, in coincidenza con lo slittamento dei playout, e c'era però anche l'amichevole che non rientrava nella finestra FIFA contro l'Inghilterra della settimana scorsa. La Salernitana, attraverso i buoni uffici di Lotito con la federazione australiana, ottiene questa intesa di massimo, per cui il giocatore resta in Europa, si fa l'amichevole con l'Inghilterra e dopo, nella settimana più importante, cioè quella che comincia oggi, si riaggrega agli ordini di Menichini. Il calciatore parte, fa mezz'ora il suo tecnico selezionatore Panacoglu, una cosa del genere, australiano, origini greche, lo schiera per una mezz'ora contro i leoni d'Inghilterra. Oigono Mills, a un certo punto arrivano le telefonate degli amori che si interrompono, da che bisognava uscire a cena si comincia a dire: no, ma sai, c'è mio padre che non me lo permette più. E insomma, è chiaro che il giocatore aveva tutto l'interesse a voler proseguire la sua avventura con la nazionale dei canguri, la nazionale australiana. Si è trincerato dietro la botte di ferro del tecnico che voleva averlo a tutti i costi. Oikonomidis non è un titolare, probabilmente giocherà mezz'ora e mezz'ora la stessa partita a distanza di tre giorni con la Grecia, immaginiamo che cos'è. Però quindi sul piano formale non gli si può dire, forse l'unica a cui non si può dire niente, se non quegli accordi taciti o di fatto che aveva. Ecco perché il problema per me non è Oikonomidis, il problema per me non è Ceccarelli, il problema per anche me perché non sono, è Bagadur, sono problemi ormai superati, per insomma, me non si riproporrà. Una forza societaria che è sempre stata riconosciuta a Lotito, perché bisogna riconoscere, così come si prende gli applausi, una forza societaria che ha riconosciuto, bisogna riconoscere a Lotito, che quest'anno non c'è stata. Quindi tu parli di Lotito, scusami un attimo, però a me risulta che il management a Salerno è rappresentato da Fabiani in questa storia non c'entra nulla, cioè è stato, cioè non serve a nulla. Sul discorso dei giocatori di proprietà della Lazio, mi consente. Vabbè, però su Bagadur il rapporto è di Fabiani, chiaro. No, perché altrimenti è solo colpa di Lotito. Io stavo concludendo. Per quanto mi riguarda, questa situazione della Salernitana, qui lo dico a fronte di prendermi improperi e quant'altro, signori, la Salernitana, prendetemi per pazzo, è sulla carta più forte del Trapani che andrà in finale. Per quanto mi riguarda, sulla carta la Salernitana è bella. Il problema è che è stato fatto tutto malissimo. È stata attrezzata una squadra senza né testa né coda, e non arriviamo al passato. E il problema sono i compartimenti stagni, Marcello. Il problema è che quando Lotito a gennaio si siede e dice: adesso prendo in mano io, consenti un alibi a Fabiani, consenti un alibi a Menichini che arriva, e diciamo sempre le stesse cose. Il problema è che in questa fase finale, hai detto bene, su questo condivido, Ceccarelli, Bagadur non tanto perché ad avercelo avuto, ma Ceccarelli, onestamente, c'è o non c'è, con la contropatia, è un discorso di immagine, è un discorso di spogliatoio, è un discorso di favolette che ci diciamo, lo spogliatoio è unito o non è unito, è un discorso che andava riunito e chiuso un cerchio in ottica out. Sicuramente esistono responsabilità a monte, la proprietà, però non possiamo negare le responsabilità a valle del management della Salernitana, che è quello che poi gestisce la quotidianità. E se tutti questi casini sono venuti fuori, ma scusami Marcello, ma fammi capire una cosa, fatemi capire una cosa. Schiavi, poi dice, io mi fossilizzo sul capitolo Schiavi, che torna maledettamente d'attualità, che un mese e mezzo fa con Guglielmo Accardi qui e anche in trasmissione da me abbiamo detto e ridetto, e sembrava quasi, vabbè, ma tanto oramai il campionato è finito, ad avercelo Schiavi. Tu oggi non hai il rischio che Menichini si terrorizza se Empereur, l'anno scorso nemmeno titolare con l'Ischia, viva Dio, se Empereur prende uno schiaffo da Bush e rischia di saltare. Anche il caso Schiavi, allora, il caso che accrescere. Ma il caso Schiavi che prende 380.000 euro all'anno, la proprietà che gli va a riconoscere a fine mese, si può, è giusto che si informi questo giocatore se è disponibile o meno, e se è disponibile perché non gioca.
perciò dico che ma allora, ma se io sono il padre di famiglia, Marcello, scusami, mi devo informare o devo vedere, non posso dimandare soltanto. Stiamo dicendo, esiste responsabilità del management, di chi doveva in qualche modo controllare che queste situazioni non si verificassero e si sono verificate. Perché vogliamo fare un giro enorme per poi andare a individuare la società? Perché se società, tu metti Menichini, è colpa di Menichini. No, se tu metti Menichini, è un dipendente, se tu, anche Fabiano è dipendente, se tu metti Menichini con Fabiani che sai che non si prende, sono cane e gatto, tu sai perfettamente che si crea un'altra, e quindi chi l'ha messo? Allora, no, giusto per fare un chiudere questo discorso, no, perché non so, a memoria, mi dite quali sono i giocatori acquistati a gennaio dalla Salernitana che saranno in campo in questo doppio confronto play-out? Massimo, tu riesci? Allora ti dico che, che come dissi subito a gennaio, senza peli sulla lingua, che era stata una campagna di depotenziamento e si erano ceduti semplicemente gli ingaggi più importanti, che ha ingarrato un 20% con Gatto e forse ha fatto una partita buona il Greco, Coromidis, una partita, poi Bus, tutti quelli, chi li ha visti, voglio dire, quindi ci siamo depotenziati. No, ma tu così, D'Amblè, mi riesci a dire chi è che è arrivato da gennaio, giocherà il doppio confronto con noi? Forse Zito. Cioffi? Forse Zito e forse Gatto. Forse Gatto. Però, no, forse Zito forse sicuramente, se non ci stanno adesso sicuro. O Coromidis, dovrebbe giocare. Dobbiamo lasciare immagine, se no è tutto formazione. Sì, che... Vabbè, sì, no, diciamo Zito così. Gatto, perché, dai, Zito Gatto, perché da lì gioca. Uno gioca la perché tutti quanti abbiamo soffermato. Ma c'è, torniamo ai peccati originali, questa è una squadra che nasce come nasce, poi dopo arriva a gennaio, c'è il mercato di gennaio, il mercato comincia, poi si blocca, e poi non si sa torrente che cosa fa, e poi nel frattempo lo Tito dice... Vi porto i calciatori della Lazio, ci mancava soltanto Close. Ma non ci sono caduti. Poi dopo salta quando il mercato già è chiuso e arriva Menichini, il quale avrà sempre legittimamente l'alibi di dire ho preso una squadra, signori, che era virtualmente legittimamente no, Dario, però non perché, è mia in perché, nessun perché modo, se, in una, nessun se modo. Una persona non ci crede in una squadra non se la prende, quindi legittimamente no. A questo alibi che si vuole costruire, che vuole fare, però questo Massimo deve soltanto vincere una di queste due partite e salvarsi. Sapete che si è fatto un grandissimo, questo è un altro discorso. Quello che dicono i tifosi, che dice la gente della strada, salvarsi e poi via tutti, ma pure lo dito, tutti via. Correggimi se sbaglio, Guglielmo, tutto sommato, no? Gratta gratta, tutta questa situazione a Menichini non è che proprio gli stia così di traverso, perché alla fine più giocatori vanno via, più diventa difficile, più diventa complicato, più si insomma ingarbugliano le situazioni, più in caso di salvezza, come noi siamo certi, la Sedana otterrà sul campo, aumenteranno le sue responsabilità e i suoi meriti, e paradossalmente, per chi vorrà farlo, non noi, diminuiranno le sue responsabilità in caso contrario, o sbaglio? Beh, sicuramente sì, in questo quadro in questo quadro così è colpa mia, se ne va. È chiaro che più confusione c'è, cioè più, quasi una vittima, e più alla fine i meriti di Menichini saranno più riconoscibili, diciamo così, ad una valutazione, diciamo così, alquanto sommaria. Lui veramente affronta questo play-out senza... Perché poi però... di fatto nell'analisi delle situazioni credo anche lui si porti dietro una responsabilità. Questo è chiaro. Responsabilità. Però perché, io dico una cosa. Scusa, no, perché tutti questi problemi di gestione del gruppo, è vero il management, ma ricadono anche, sono d'accordo, che è quello là che ha in genere il controllo. Sono d'accordo, non voglio per cui, assolvere Menichini, anche Menichini ha la sua responsabilità. Ma un'analisi un po' superficiale, magari il discorso che ricordavi tu regge, però ad un'analisi un po' più attenta detto, non, no, non che si può. Cioè, i risultati di una squadra sono sempre, in qualsiasi categoria, sempre frutto cioè, di una corretta politica societaria. È chiaro, nel caso in cui i risultati non vengono, sono anche colpa. Guarda, la responsabilità generalmente è sempre dell'allenatore, cioè anche nella gestione del gruppo. E la società deve esercitare, ecco, una funzione di controllo, nel senso deve valutare che l'operato dell'allenatore, tutto sommato, è quello che ci si aspetta, va insomma per determinate linee. Nel momento in cui c'è una, come dire, c'è qualcosa che non va, lì deve essere la società a intervenire anche
in maniera rigida, anche in maniera, voglio dire, decisa, rigida nei confronti del giocatore, e riportarlo su certe situazioni. Prima Marotta però diceva, è chiaro che in una situazione di normalità, Marcello, cioè è l'allenatore che ha per primo la responsabilità di certe situazioni. Sì, lo so, però prima Marotta diceva, lo Tito ha portato a Salerno Menichini ben sapendo che aveva difficoltà con Fabiani, e quindi insomma si è andati praticamente incontro ad una situazione di separati in casa, o sbaglio? Sì, però, è un fatto. Scusami, però paradossalmente, proprio perché magari in questo frangente la posizione del direttore sportivo poteva essere meno forte, però Menichini doveva, anziché mettersi alla finestra e crearsi l'alibi, prendere il sopravvento su queste situazioni e gestire magari meglio e bene queste situazioni. William, se un allenatore come Menichini vince un campionato l'anno scorso e l'ha vinto bene, sembra abbia fatto addirittura record di punti, e nessuno gli ha riconosciuto grandi meriti per questo campionato, vince un campionato a Salerno dove è difficile vincerlo, tutto qua là, e non se lo piglia nessuno, perché non se l'è preso nessuno, cioè questo sarà un dato di fatto che non se l'è, nessuna squadra l'ha cercato Menichini, evidentemente tutto questo sex appeal Menichini non ce l'ha. Poi dice Eugenio è sacrosanto. Tu hai creato a febbraio, quando l'ha preso, non mi ricordo neanche subito, ha creato già uno stato di separati in casa per 30-40 mila euro, si è fatto una cosa scriteriata che mio nipote non avrebbe fatto, una cosa fuori dal mondo. Menichini poteva per risparmiare i soldi, Fabiani poteva dimettersi alla fine, dire da Eugenio eventualmente. Speriamo bene, non abbiamo altro che fare, cioè che congiungere le mani e pregare. Non credo che debba essere così. Quando io parlo di un problema di compartimenti stagni, dico che in un concetto di insieme in cui funzionano tutti gli elementi, la figura del direttore sportivo, no, nemmeno squadra, parlo proprio di non solo squadra come spogliatoio, allenatore, giocatori, parlo anche la figura, e qua abbiamo Guglielmo Accardi che è un ottimo direttore sportivo, la figura del direttore sportivo, direttore generale, è anche quella di magari dare degli input all'allenatore, se un giocatore, se un modulo, se una partita, se un input, se un qualcosa. Ma se tra i due non si parlano, perché tu società hai creato dei compartimenti stagni, poi non voglio andare a fare la dietrologia se magari lo Tito lo aveva fatto perché sperava che uno desse le dimissioni, l'altro, c'è un dato di fatto, signori, a gennaio lo Tito si è seduto dietro la scrivania e ha detto adesso lo faccio io, ho il dato mandato, lo faccio io, e mi pare che sia un defenestramento. Se non lo fosse, o se non fosse stato sufficiente, arriva Menichini, con cui Fabiani non è mai andato d'accordo, e non era un mistero. Ora, quando Menichini prende e fa giocare Zito centravanti, ovviamente sto estremizzando, è chiaro che se anche ci va Fabiani defenestrato, che potere ha? Ma non ci dimentichiamo che Fabiani, che ha portato Torrente con tutte le responsabilità, Torrente è arrivato da solo, Menichini ha avuto un altro appeal, si è portato preparatore atletico, allenatore in seconda e quant'altro. E chi allenatore? Quindi ha avuto, insomma, non entro nel merito, quindi ha avuto una sua maggiore forza. Il punto è che poi dicono che io attacco Menichini, le responsabilità sono dalla testa alla coda, ma certamente uno come Lotito mi suona strano che abbia fatto queste ingenuità. Se a questo si aggiunge che uno come Lotito subisce Oikonomidis, subisce Tunkara, subisce Ceccarelli, subisce Bagadur, subisce Schiavi, quello che è innominato. Allora qui c'è qualcosa che non torna. Qui c'è qualcosa che non torna. Massimo diceva, l'uomo del Quibis de Popolo dice tutti via, anche Lotito. Io su questo ci andrei cauto. Perché, attenzione, Lotito, la proprietà, ha sbagliato. È stato un campionato fallimentare. Vabbè, anche Lotito è un eccesso per dire pulizia. No, però, quello è proprietà, non è che lo puoi mandare via. Io non sto dicendo... Però dico, occhio anche al fare la caccia all'untore come proprietà. Questa è una proprietà che comunque, non bisogna dimenticare, dà la Serie D... No, ma magari in termini economici Marcello, è fallito comunque perché tu Lotito hai detto una salvezza tranquilla, sì, lo so, però c'è ancora la possibilità di però salvarti tranquillo, non ti sei salvato, però un conto è che mettiamo
il segno rosso. È chiaro. Sotto la Lazio. Fammi specificare, Marcello. Quando si dice tutti via anche lo Tito, è per estremizzare, nel senso di fare pulizia. Non si può dire la proprietà. Cioè, ci siamo. Ma non chiedo a te. Questo è ovvio. Dario, prego. No, qui devi farti sgomitare, gomiti larghi. Discorso in area di rigore aperto in modo assolutamente innocente del gruppo e della delusione personale nel vedere tanti ragazzi sfilarsi nel momento decisivo, è arrivato questo bel messaggio. Io l'aneddoto adesso mi è venuto in mente, tu lo ricorderai meglio, quando nel 97, situazione simile, Salernitana in lotta per la salvezza in Serie B, Masinga giocò il venerdì con la nazionale del Sudafrica e poi dopo rientrò, tu avevi scarsi 15 anni nel 97, ti capisco. Nel 97 Masinga giocò due giorni prima con la nazionale sudafricana e poi andò a giocare a segnare, se non mi sbaglio, contro il Castel di Sangro, il gol che di fatto ipotecò la salvezza della Salernitana. Andiamo a toccare subito Festa. Io non me lo ricordo. Se Festa aveva 15 anni, penso io quanti ne poteva avere. No, lo chiedeva a Festa, chi gli fece lui, per la verità, non conosce, non ha neanche mai visto giocare Francesco Dell'Anno, ma comunque... Ha gelato, eppure è quello che ha più capelli in questo studio, anche se stai mettendo in discussione la naga. E quindi stavi dicendo sì. Stavo dicendo, insomma, se vogliamo, è una delusione sotto questo punto di vista. Caglioni, in quella squadra povera ma bella, l'ultima partita andò a vedere in curva, forse altri eccessi, si beccò pure il riferimento. Però insomma il calcio un minimo deve essere vissuto anche con passione dai protagonisti, altrimenti la gente perché dovrebbe dargli tutta questa importanza? La Salernitana sotto questo punto per questo è stata una grande delusione. Caglioni ha annunciato sulla pagina Facebook che verrà a vedere anche la finale. Penso di... un po', Caglioni che adesso per la Salernitana non c'entra niente, sì. Chi invece è sotto contratto e prende lo stipendio dalla Salernitana, che mi risulta essere società che paghi anche abbastanza regolarmente, invece magari la vede in televisione, forse. Perciò sto dicendo, questo è il vero problema e questo mi fa specie per uno come Lotito. Che Zarate, Guglielmo, ricordami i casi eclatanti. Il caso più clamoroso è Pandev. Faceva giocare a girare a Formello da soli. Il problema è che Economidis farà altrettanto. Economidis ha finito e chiaro a Salerno. Ora saranno a vedere, ma ci cambia poco. Eugenio, il problema madre, che lo dico, questa situazione la vive a distanza. Ha capito anche Bodic da Belgrado, che oggi abbiamo sentito con Metropolis, che adesso fa il vice del Partizan. Lotito questa situazione la vive troppo da lontano, esatto. E ancora la convinzione di poter da lontano con una bacchetta cambiarla, girarla, ribaltarla da un momento purtroppo all'altro. Non è così, però io direi che non abbiamo, la vive da lontano, abbiamo abbastanza d'accordo. Perché ancora una volta rischiamo di commettere l'imperdonabile errore di essere anche noi vittima del risultato. Signori, Lotito la viveva da lontano anche l'anno scorso, andava bene. Il punto, perché certo, non era difficile, era la Lega Pro e non era la era Vizio, no, perché una sensazione di difficoltà emergono questi problemi. Certo, quando appunto, tutto va bene, allora. Però Marcello ricorderai che quando mi pare fosse il campionato, ne abbiamo già parlato, quando era il campionato di Serie D o di C2 e ci fu un momento di difficoltà, Lotito si mise in macchina e chiamò una conferenza stampa. Su un dato non si discute. Alla Mediterranea. In Serie D. Ma su un dato non si discute. Lotito era presente a Salerno anche in occasione delle partite della Salernitana in casa e fuori, soprattutto con l'elicottero e il C2. Poi con il trascorso degli anni qualcosa è cambiato. È cambiato da Caserta. È cambiato. Da Caserta qualcosa, non è più venuto in trasferta. Qualcosa è cambiato e scopriremo a termine di questa stagione. Ecco, poi questo è un altro questo cambiamento cosa determinerà. Esatto. Però io dico che questo è veramente un argomento da congelare. Troppo sono d'accordo, delicato. Sono d'accordo. Da rinviare al ciclo estivo di Zona Vista che verrà chiaramente condotto. No, c'è cioè, Zona Vista, hai detto bene, io non sapevo, questa era trave di fuoco. Questo ciclo estivo 400 misti poi diventano. Andiamo, attenzione, ho avuto un sussulto, mi sono spaventato. Se speriamo, perché mi rendo conto che poi alla fine insomma prevalgono il rancore, il rammarico, insomma, tutti i sentimenti non proprio propedeutici a una settimana che deve essere invece di estrema positività. Ora ci fermiamo, andiamo in pubblicità e loderemo i superstiti, quelli che scenderanno in campo dopo aver bacchettato gli assenti.
Io vorrei ancora evadere un po' di posta sul web. E c'è Granata 87 che dice proviamo a guardare anche al peggio, ma anche a fare un'analisi con una persona esperta di Lega Pro come Guglielmo Accardi. Questo paventato ritorno ai gironi da 20 squadre, per lei non è una cosa negativa. Com'è possibile che Gravina, che sembra un rivoluzionario, voglia tornare ai gironi da 20 squadre, favorendo poi il sorgere di partite inutili, appetibili per lo gioco delle scommesse, tutto a discapito dello spettacolo? Che ne pensi, Guglielmo, di questa? Onestamente io insomma non vorrei proprio in linea di principio occuparmi di Lega Pro. Insomma, proprio per... allora la liquidiamo. Però, però è giusto. Dai. Gravina aveva firmato delle cambiali da questo. Ecco, visto. Bravo, esatto, bisogna passare all'incasso. Perché sì. Si era impegnato con le società di garantire quanti più posti possibili, adesso giustamente esatto. Deve riportare avanti queste battaglie. Qualcuno ora chiaramente gli ha presentato il conto, staremo a vedere. Poi qualche altro invece, a proposito invece della... Del confronto con Lanciano, dice non fidiamoci troppo del fatto, io insomma ne ho parlato spesso nel corso di queste settimane, cioè Lanciano offre alla Sedano un doppio paracadute, un paracadute sul campo e un altro fuori dal campo, nel caso malaugurato dovesse andare male il doppio confronto, la Sedano avrebbe ancora un'altra chance perché il Lanciano è a forte rischio iscrizione al prossimo campionato cadetto, sì, quindi secondo me il Lanciano invece la situazione in cui se si salva riesce anche a garantirsi un futuro proprio per il circolo virtuoso che offre ancora la Serie B e che ovviamente farebbe molto comodo alla proprietà della Salernitana anche per in prospettiva prossima stagione. Di sicuro il fatto di essere stata così in difficoltà, di aver passato questa stagione così travagliata è stata invece probabilmente la forza del gruppo Lanciano, soprattutto quando ha trovato Maragliulo, che era il tecnico della primavera, proiettato poi in prima squadra, ha risposto sul campo ai tormenti della giustizia sportiva, perché poi non è semplice sopportare due punti prima, poi cinque, poi tutto quello che ne succede dopo, sono in torto palese, perché qui parliamo di stangate che sono assolutamente figlie di riscontri oggettivi, di cui lo scandalo per la sentenza d'appello della Corte federale. Però insomma è un avversario che sicuramente, io sono d'accordo con chi dice non vi fidate del Lanciano, qui il problema è che non ti puoi fidare di nessuno perché si tratterà comunque di un avversario, ripeto quello che dicevamo prima, estremamente carico, estremamente competitivo, estremamente qualcuno forte. Ti chiedeva un riferimento ancora più esplicito all'intervista pubblicata dal tuo quotidiano con il presidente dello Talento, no? Membro della giunta CONI. Sì, quindi... della giunta nazionale del CONI, ovviamente. Insomma, parlava come è giusto che sia e come credo dal punto di vista della trasparenza doveroso sottolineare di una sentenza estremamente tecnica. Il Collegio di Garanzia del CONI accoglie e unifica due ricorsi. Uno della Procura Generale del CONI, che non è solita entrare in questa vicenda. Sì, è stata, insomma, qualcuno l'ha definita un'invasione anche dal è probabile, insomma, è la magistratura più alta che lo sport italiano ha e unifica a questo ricorso quello della Procura Federale, il famoso procuratore Palazzi che credo abbia fatto veramente un gran macello in questo caso perché il peccato originale all'atto del deferimento, il famoso deferimento mancato del direttore sportivo Leone, Talento che è stato, ricorderanno anche gli sportivi salernitani, guida del CONI provinciale, adesso è in giunta nazionale con la presidenza Malagò, ovviamente dava in un certo senso garantiva su quella che è la libertà del Collegio di Garanzia del CONI che no, ricordiamo una sorta di cassazione dello sport, è l'ultimo grado di giudizio, quindi da dinamiche, insomma, credo che in questo si sia davanti al grado superiore. Sul fatto che accennavano prima Massimo e Eugenio, non so se poi finirà qui, ma credo che insomma dal punto di vista reale, concreto, soprattutto per questioni di clausole compromissorie, no, non finisce. Credo che poi forse dopo al TAR ci potrebbe essere un seguito, ma poi veramente andremo in un altro, scivoleremo in un altro diciamo che il verdetto su chi disputerà i playout si avrà nel TAR dopo pomeriggio di dopodomani. Sabato sera la Sedana scende in campo, ora bisogna capire se a Livorno o a Lanciano. Chi scende in campo? Ora parliamo anche un po' di questa benedetta, maledetta partita, perché abbiamo parlato degli assenti, che sono tutti ingiustificati, che hanno sempre torto, ci saranno comunque presenti. Io direi
di che Salerno debba necessariamente ora mettere da parte insomma certi rancori, certe polemiche. C'è questo gruppo, i superstiti li ho chiamati, di 14-15 unità, e questi ragazzi devono necessariamente trascinare alla salvezza della Salernitana. Ecco, chi saranno i prescelti, Eugenio? Ma i superstiti, sì, più che prescelti, perché Menichini delle poche non ha molte alternative, si giocherà con il 4-4-2. In difesa gli uomini sono contati, addirittura ci sono due terzini sinistri. Ci sono addirittura dei percorsi obbligati, dei dirottamenti obbligati, perché Tuia giocherà a destra, Empereur... Quindi Colombo non si recupera per l'anno. Colombo forse andrà in panchina per dovere di firma a Lanciano. Ecco, Colombo è un giocatore veramente, realmente, assolutamente sì, attaccato a questa. Assolutamente sì. Cioè è uno che per questa maglia è disposto anche ricordi, non bisogna dimenticare anche sul piano psicologico che Colombo nella finestra di gennaio è stato praticamente sulla carta scalzato da Ceccarelli, salvo poi recuperare e dimostrare grande, e questo è un passaggio non indifferente. No, perché così come dobbiamo sottolineare le manchevolezze, sottolineiamo anche i meriti. Quindi Colombo non ce la fa. Un altro è un gran professionista, questo è poco ma sicuro. Sì, assolutamente sì. Non ci sarà Colombo, andrà in panchina, ma per dovere di firma si proverà a recuperarlo per la gara di ritorno. Quindi a destra sarà dirottato Tuia. Non abbiamo più centrali, quindi ecco che l'assenza di Schiavi continua ad essere veramente un mistero di Parigi. Empereur e Bernardini, difensori centrali, gli unici superstiti, e a sinistra sembra che qui insomma l'abbondanza di terzini sinistri, può scegliere, per quanto tu sia ironico e provocatorio, pare che sia orientato su Rossi piuttosto che su Franco. Perché Franco può giocare anche difensore centrale, avrebbe l'alternativa. Certo, cosa ragazzi, che tra scusami Eugenio, prima che vai al centrocampo. Comunque se si salva la Salernitana fa una bella impresa, perché Tuia terzino mi ricorda la prima partita della C2 dove poverino fu messo a giocare terzino destro da Calderisi e fece una brutta figura, poi ha disputato un giocatore al centro della difesa, però con tutto quello che ha passato Tuia quest'anno, l'infortunio, dopo aver rientrato all'operazione, ballottaggio a sinistra tra con Franco due difensori centrali, il povero Empereur che giustamente era l'under arrivato così per caso, perché arriva Donnarumma, arriva anche Empereur, e poi invece insomma si è dimostrato titolare inamovibile. La Salernitana ha passato quello che ha passato quest'anno, e quindi arriva a sua volta un po' per completare il quadro. Quindi difesa, unico dubbio Rossi Franco, che non è un dubbio, insomma, sembra sia appannaggio dell'ex Pescara. Quindi Empereur ha recuperato. Però ora recuperato, altrimenti deve, altrimenti non hai alternativa. Altrimenti si filtra e gioca. E poi a centrocampo Nalini sta meglio, quindi giocherà come al solito sulla corsia di destra, dalla parte opposta a Zito. Centrocampo di Fosforo e Sostanza, non ce la fa Moro. Pestrin, come vi avevamo anticipato da tempo, sarà il perno su cui Moro out? Credo che Moro non ce la faccia. Cioè, se anche comunque lui ce la dovesse fare, Menichini è orientato a fare una coppia Moro-Pestrin e non Nojer, che sta bene. Però Moro non ce la fa, quindi la coppia sarà Pestrin-Nojer. E tandem offensivo. E in panchina? In panchina ci sarà il reparto di ortopedia, il CTO, le stampelle, le garze. No, perché in panchina, che clamorosamente... No, anche Tuncarà ho letto. Tuncarà è andato via. Tuncarà è andato via. Tuncarà domani dovrebbe operarsi. Perciò vi dicevo che con le lingue straniere, con la Salernitana, mi vengono in mente... No, però Perce è rimasto. Super Tramp, no? Perce è rimasto. Stranger. Perce è rimasto con la bufagia. Per fare numero. Per fare numero, perché la Salernitana lo porterà in panchina. Pollace, che praticamente non ha mai giocato poverino. Trevisan, che è stato insomma più volte abbandonato. Trevisan che ha chiuso così come ha chiuso l'Ata Hotel Quark l'ultima finestra. Perce che non si è praticamente mai visto. Ronaldo credo che andrà in panchina. Ronaldo sta meglio, però è chiaro che in un 4-4-2 non Ronaldo in panchina. Bush che insomma ma Schiavi non è neanche convocato. Schiavi neanche in panchina.
cioè io penso che per arrivare a 9 panchinari bisogna attingere dalla primavera, Martiniello. Credo che Martiniello, perché si fa fatica, io faccio fatica a contare. Vabbè, giocherà a andrà a Colombo, ma Colombo, per dovere di firma, per onor di firma. Moro probabilmente per onor di firma, cioè guai se capita un piccolo intoppo, cioè insomma noi stiamo dall'inizio della scorsa settimana stiamo dicendo beh Lanciano mancano, Di Francesco e Ferrari, tanta roba. Manca anche Gian Donato che stava giocando eccetera eccetera, però non è che sta messa meglio. Sbaglio, facevo questa riflessione sulla difesa, insomma, se pensiamo che si finisce con buona parte della squadra che era lo scorso anno in Serie C1, perché insomma Eugenio ci dava Pestrini, ci dava Nalini, Franco, detto già di Colombo, di Tuia che era addirittura con la Salernitana già dopo la promozione della Serie D, insomma sono i superstiti, sono probabilmente anche quelli più attaccati alla causa. Io ribadisco anche questo concetto, perché insomma probabilmente qualche giovane ha veramente tirato un pochino, voglio ritrovare un po' ottimismo e sorriso, no? Però se penso che da una parte giocheranno Turchi e Borazzoli, che in tandem hanno fatto 2 gol in tutta la stagione, da quest'altra parte Code e Donnarumma, che di gol in tandem ne hanno fatto 27, almeno su un dato non si discute. Cioè, io credo che il Lanciano cambi atteggiamento. Giochi a 3 con 3, un tridente, quindi potrebbe giocare anche Marilungo, no? No, io credo che invece cambi atteggiamento tattico, non può giocare con il tridente perché non ha nient'altro dietro, altrimenti io penso che giochi a 2. E quindi Marilungo e Bonazzoli. Vabbè, cambia poco, Marilungo ne ha fatti 6, insomma in totale ne hanno fatti... Perché se giochi a 3, Marcia, devi tenere Vastola addirittura esterno alto. No, interno, dicendo capo. Se giochi a 4-3, gioca Vastola nel posto dove ha giocato sempre quest'anno. E cioè, i 3 dell'attacco chi sono? Marilungo, Turchi e Bonazzoli. Marilungo. Cioè, considerando Marilungo un esterno offensivo, chiaro. Però non è che si sposta più di tanto. Anche sull'esperienza della... Quindi, morale, se tu hai un attacco, insomma, contro l'attacco... Cioè, te l'aveva giocato, no? No, ma assolutamente, diciamo che anche sulla scorta di quella che è stata la partita, che è vero che la Salernitana perse, però è forse l'unica partita che grida veramente vendetta. Beh, perché, assolutamente sì. Perché per un'ora la Salernitana fece il bello e il cattivo tempo. Presi a pallonate. Primo tempo 3-0 per la Salernitana, non si era rubato niente. E quindi diciamo che sulla carta la Salernitana ha tutte le carte in regola per fare su il doppio. A maggior ragione il doppio confronto. Sì. Ma anche, quindi non ci scordiamo neanche la partita dell'andata a Lanciano, dove il primo tempo era un altro Lanciano. Però noi andammo a dominare il primo tempo, poi successe la solita... Diciamo che, ecco, per ritrovare ottimismo c'è da dire che sulla carta Salernitana è una squadra che può giocarsi le sue chance, le sue ottime anche se ha però 11-11. Certo. Sì, però, vero sono solo 11, però... Tolta qualche emergenza in difesa, sono i migliori 11, voglio dire, se recuperi Moro, Ocer, Nalini, Zito, Donnarumma, Coda, non so se centrocampo attacco, c'hai Bernardini che rientra, potresti fare meglio, cioè, quindi quelli che c'hai, ma sono i migliori. Però posso fare una considerazione, è vero che ha detto bene Massimo dall'inizio della trasmissione, noi abbiamo comprato il biglietto perché in questo momento è Lanciano-Salernità, però tutti a pensare a Lanciano, a come gioca il Lanciano, dopodomani, signori, no, nella malaugurata ipotesi, io dico che c'è il rischio di un contraccolpo, Marcello, anche perché occhio al Livorno, cioè perché una squadra... Livorno visto contro il Lanciano? Una squadra, non lo so, Livorno perché contro Livorno Lanciano, visto contro il Lanciano nel primo tempo, io ho visto un signor Livorno, ho visto un Aramu che sta facendo veramente, è tornato l'Aramu se che... non gioca lì la signora partita, si giocava la vita. Io non ricordo, alla Lecce è stata una delle squadre peggiori. Per carità, però Dario, scusami, la mia preoccupazione, il mio timore qual è? Che nel momento in cui il Livorno è all'inferno e si ritrova diventa temibilissimo. Ma poi io, giocare all'Ardenza io temerei il Livorno per due aspetti, psicologico e ambientale, perché poi Livorno, e l'ha dimostrato anche perdendo alla Reghi una partita che la Salernitana non giocò bene, così come aveva giocato contro il Lanciano, contro il Pescara, contro il Crotone, giocò una normalissima partita in cui vinse contro una squadra improbabile, Livorno, dicevo in apertura, spacciato, improvvisamente risuscitato, con 20.000 più o meno quanti ce ne vanno all'Ardenza saranno lì, potrebbe diventare un pochino più complesso. Questo sì, io su questo sono assolutamente in linea. Poi non ci scordiamo che storia, Livorno, blasone, Livorno è... dobbiamo anche... E poi con Livorno non vale il doppio paracadute. No, ma poi c'è da dire un altro discorso, che
Comunque qua ci basiamo su due partite, non su tutto un campionato. E il Livorno, così come la Salernitana, come dicevo Gero prima, sulla carta ha calciatori molto più importanti del confronto. Quindi siccome parliamo solo di due partite, non della tenuta del campionato, e sai, tenere vantaggiato contro o tenere Bonazzoli, che forse fra tre anni sarà fortissimo, adesso non è un granché, potrebbe... Io ripeto, il calcio. Accentuare questa parentesi di fiducia, la Salernitana nelle ultime 10 partite ne abbia persa una soltanto, quella contro il Cagliari, una squadra che sulla solidità, pur con tutti i suoi prima affari, dicevate suoi della, della squadra, la Salernitana, lo dico per certo, è la squadra che ha pareggiato di più di tutte in trasferta. I pareggi vanno bene. Oltre 10 pareggi in trasferta. C'ha un record, in quanto a pareggi ora non ricordo precisamente quale, comunque un record di cui... fare il risultato positivo in trasferta a Lanciano, a Livorno, a Caricatti, poi dopo vienici a vincere davanti ai 25. Lo so, l'hanno fatto in tanti questo, purtroppo. Andiamo in pubblicità, poi le considerazioni finali, i messaggi, e vediamo un po' gli ultimi post che sono arrivati anche sul nostro sito. E allora, siamo veramente alle battute conclusive di questo numero di Zona Mista, poi, come detto, proseguirà il nostro ciclo di trasmissioni, quello regolare, di lunedì sera alle 20:40. Cerchi di ridere. È davvero un'immagine poco professionale. Vabbè, intanto lunedì c'è un'altra trasmissione. Lunedì sera ci saremo regolarmente. E quindi questo basta. Poi capiremo in corso dopo la cosa succederà. Piuttosto da casa cosa ci hanno raccontato i nostri amici telespettatori. Insomma, sul web, insomma, abbiamo dato abbastanza risalto, insomma, molta preferenza per il Lanciano, per il Livorno, eccetera, eccetera. Soprattutto e Lanciano, una crocifissione però Economidis, e per buona parte dei giocatori che hanno tirato i remi in barca, considerazioni su responsabilità e quant'altro. Qualche messaggio addirittura che evidentemente hanno cambiato canale, hanno sbagliato, perché hanno detto addirittura che avevamo parlato di una difesa a tre. Non mi pare che abbiamo mai parlato stasera di una difesa a tre, anzi poche certezze proprio per i pochi superstiti. Stranamente neanche una critica stasera. No, qualche d'una pure, se siete i soliti criticoni. Guai se non ci fossero. Vabbè, comunque, appuntamento a tutti quanti per lunedì prossimo. Dario, insomma, se potessi in qualche modo immaginare giocare d'anticipo la partita del Biondi, che partita immagini? Se è la partita al Biondi. Sì, andiamo. Se è la partita andiamo al Biondi, immagino una Salernitana che gioca la partita che le fa comodo, perché... Sparagnina? Assolutamente sparagnina, assolutamente lì pronta a sfruttare gli errori dell'avversario. Per questo dicevo la mia fiducia di partenza. La Salernitana che va a giocare, intanto prima fuori casa, con la possibilità di non dover costruire il suo gioco, che ha dimostrato di non avere nell'arco di tutta questa stagione, e di poter sfruttare la ripartenza. Giocare come diceva Guglielmo prima, ha due attaccanti che hanno segnato 27 gol insieme, anche... giocando 78 partite in due. Quindi insomma, Marcello, prendendo da esempio Dario, che insomma oltre ad essere un noto schermidore, sì, adesso anche arbitro di livello internazionale, Salernitana di Spada, di Sciabola o di Fioretto al Biondi? No, solo di Sciabola. Solo di Sciabola. Per carità. Di Fioretto e di Spada serve la punta, la Salernitana non c'ha tanta punta. Qui. Eh no, le punte ce l'ha, dai. Ma no, la punta per... la qualità, il tocco di fine, insomma, in questo senso. Invece Guglielmo, è chiaro che dal punto di vista proprio dell'impostazione, la Salernitana sia nella gara d'andata che nella gara di ritorno ha il vantaggio di non dover fare la partita, no? Certo. Perché paradossalmente, soprattutto se dovesse andare bene anche pareggiare la gara d'andata, anche il ritorno potrebbe azionare le sue armi migliori. Io però mi aspetto sinceramente una partita brutta da parte di tutte e due le squadre, perché anche il Lanciano... Guarda, se si gioca male la Salernitana, sicuro che fa... No, nel senso, una partita brutta la Salernitana... Credo che anche da parte del Lanciano non credo ci sia la forza, voglio dire... Ma il Lanciano, la voglia onestamente, di determinare nella prima partita. Due mesi è una squadra che ho visto abbastanza perfetto. Il calo fisico. Siamo d'accordo, signori, ma immaginiamo nello spogliatoio, abbiamo la dimostrazione della serenità e mi auguro che non sia così, però il Lanciano, sì, nell'ultimo mese è calato quanto volete, ma sul campo la forza gliela dava proprio i punti che gli toglievano e li riguadagnava. Però... questo un po' mi spaventa, e consentimi Guglielmo, chiedo il tuo ausilio,
guai, veramente guai a fare calcoli e a dire andiamo, abbiamo due pareggi, perché secondo me quello potrebbe essere l'anticamera del... Io dico la chiave della partita, cioè non mi immagino un Lanciano Garibaldino che cerca di chiudere i conti nella prima partita. Mi aspetto una partita molto bloccata, molto tattica, nella quale magari si cerca di sfruttare l'episodio e lasciare i giochi aperti per la partita di ritorno da parte di tutte e due le squadre. È vero, non bruciarsi tutte le carte, certo, è una partita che si gioca su 180 minuti, quindi sabato c'è soltanto il primo tempo, poi il secondo si gioca la Recchia, a prescindere poi che si giochi veramente al picco. Poi gli episodi possono sempre determinare, però l'inerzia della partita io la immagino in questo modo. Saremo molto più chiari sicuramente lunedì sera, quando andremo sul resoconto della partita, sull'analisi della stessa e sulle prospettive per il match di ritorno, che si giocherà poi a distanza di pochi giorni. Paradossale, no, per chiudere, che è un campionato in cui hai giocato per 9 mesi, ti hanno fatto poi aspettare per ovvie ragioni 3 settimane per fare i playout, si gioca la stagione in 4 giorni. In 4 giorni. Dai. Vabbè, è per chiudere la saga dei Dai. Paradossi. Grazie a Guglielmo Accardi, a Dario Cioffi. Buonasera e dall'altra parte ad Eugenio Marotta e a Massimo Grisi. Grazie a tutti, grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento in zona mista è per lunedì prossimo, lunedì sera alle 20:45. Poi da domani riprende la striscia quotidiana con Zona Mista News e con Eugenio Marotta. Grazie per la cortese attenzione e a risentirci. In collaborazione con Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.